storico ristorante Butch, fondato nel 1696. Per Milano siamo decisamente il più antico ristorante in essere. I locali del Butch sono all'interno delle mura del Palazzo Belgioioso, in piazza Belgioioso, di fronte alla casa di Alessandro Manzoni. Piazza quasi privata, molto esclusiva. Il significato di Butch originariamente era un buco, quindi un locale piccolo. La sua prima sede era quella di via Borgogna, in zona piazza San Babila. Una bettola, luogo di ritrovo di personaggi curiosi, tra i quali Carbonari, Mazzini, quelli che programmarono la liberazione dall'invasore austriaco della Milano del Nord Italia. In Palazzo Belgioioso il ristorante Butch arriva nel 1939. In origine di queste sale meravigliose furono le scuderie del principe Belgioioso. Nel 79 inizia la gestione di Paolo Brioschi, che raccoglie un ristorante in decadenza e lo fa diventare il punto di ritrovo della finanza milanese. Il nuovo corso semplicemente è un cambio generazionale. Essendo mancato anzitempo Paolo Brioschi, insieme a Monica, sua figlia, mia moglie, cerchiamo di mantenere alto il nome del ristorante, in onore anche di chi l'ha fatto diventare così grande. Oggi il Butch è ancora ritrovo di personaggi importanti dell'economia italiana, imprenditori, liberi professionisti, ma soprattutto le famiglie milanesi che ci frequentano da sempre. La filosofia della cucina Butch è la filosofia della Milano storica. Il risotto allo zafferano con i pistilli di zafferano nasce da un blend di zafferani di provenienze diverse che nel tempo Paolo Brioschi ha generato. La gustosa cotoletta alla milanese, l'osso sempre presente, il vitello di prima scelta con un doppio passaggio di panatura, un ossobuco memorabile, un'introvabile cervella fritta, degli ormai scomparsi nervetti come antipasto. Questi sono i piatti principali sui quali Butch affonda le sue radici. Da un paio d'anni abbiamo ideato il bistrò, un nuovo concetto del pranzo d'affari, dedicando una delle quattro sale del ristorante ad una nuova formula. Una formula un po' più smart, meno formale, molto più giovane, la cucina italiana messa in tavola, quindi insalatone al bistrò, piatti veloci, un ambiente assolutamente accogliente, caldo, importante, storico. La donna è mobile. Siamo nel centro, nel vero cuore della Milano storica, attaccati al quadrilatero della moda, Monte Napoleone, Manzoni, a due passi dalla Scala, con la quale condividiamo lo stesso architetto che progettò entrambi i palazzi, la Scala e Palazzo Belgioioso furono progettati da Pier Marini. La vicinanza col Teatro della Scala fa in modo che in occasione della prima della Scala, il 7 dicembre, tutti gli appassionati scaligeri si danno appuntamento dopo la prima rappresentazione nelle sale del Butch. Toscanini era un nostro affezionato cliente, addirittura è stato maestro per lo chef di allora. Gli suggerì un piatto che ancora oggi esiste nel nostro menù ed è l'antipasto del pescatore, che è una sorta di zuppetta di pesce appena appena colorata di rosso. È il nostro antipasto del pescatore.